Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica. Nuova autocarrozzeria Bandinelli. Ottica Nova. Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. The Lab, work in progress. Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Banca Monte dei Paschi di Siena. Farmacia del Campo, da oltre 50 anni al servizio della vostra salute. E benvenuti a Piazza Convista, prima puntata di questa carriera d'agosto. Noi faremo compagnia questa sera, domani, ma anche il 15 sera con tantissimi ospiti che ospiteremo proprio qua in Piazza del Mercato, nei nostri salotti. Ma insieme a me, come sempre, ci sarà e c'è tuttora, è già pronta, Valentina Tomei. Oggi tra l'altro è una giornata speciale per lei perché è il suo compleanno, quindi noi gli facciamo davvero tantissimi auguri e ci colleghiamo subito con lei. Ciao Simona, siamo tornati anche questa edizione di agosto per quanto riguarda Piazza Convista a Vivi Fortezza, perché abbiamo detto che il cartellone 2024 qua in Fortezza è veramente ricchissimo e per tutti i gusti, quindi si spazia veramente dalla musica alla danza, eventi culturali e chi più ne ha più ne metta. E noi questa sera vi porteremo invece a fare un viaggio nella musica brasiliana con un duo, lei francese, lui italianissimo, originario di Lecco, che però per motivi di lavoro si è spostato a Parigi e tra l'altro lì ha fatto un sacco di cose belle, e quindi vi faremo conoscere questo duo musicale veramente molto interessante, chitarra e voce, che ci porteranno alla scoperta della musica brasiliana. Una serata molto molto raffinata per gli amici di Piazza Convista. Quindi tra poco torniamo con la musica qua da Vivi Fortezza. Adesso linea allo studio e un saluto a te Simona, ai tuoi ospiti e agli amici che ci seguono su Siena TV. Eh sì, proprio così, ne avremo tantissimi gli ospiti questa sera. Partiremo proprio con il sindaco Nicoletta Fabio, quindi un po' di pubblicità e poi torniamo. E partiamo subito con la nostra prima rubrica, Dietro le Quinte. Insieme a noi c'è Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, che si trova proprio con Matteo Borsi. Colleghiamoci con lui. Sì, grazie Simona, un saluto a te e a tutti i telespettatori. Come vedete ci troviamo all'interno del Palazzo Comunale, all'interno dell'ufficio del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, che ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Allora, siamo nel vivo dei giorni di palio, come sempre tutta la macchina organizzativa è al lavoro, un grande lavoro di squadra, come sta andando? Lavoro di squadra è essenziale, è un lavoro di una squadra collaudata, quindi un sistema rodato nel tempo, ma che ogni volta ritrova l'entusiasmo, l'impegno, la serietà necessaria per affrontare questi quattro giorni che sono fondamentali per la città di Siena. E un po' tutti gli uffici comunali
più o meno direttamente sono coinvolti, al di là anche di quello che appare esteriormente, ovviamente l'ufficio Palio in primis, ma tutti gli operai sotto la guida dell'ingegner Ceccotti, l'economato evidentemente, il segretario generale che comunque presiede a quelli che sono i momenti istituzionali, ufficiali, e sicuramente ho dimenticato qualcuno. Quindi per l'amministrazione è un grande impegno che comunque non distrae il sindaco e tutto il resto anche da quelle che sono le altre esigenze di una città. Certo, facendo un breve passo indietro, durante la presentazione del trappellone lei ha fatto un riferimento al rispetto dei ruoli per preservare l'autenticità del Palio. Io le chiederei a cosa e a chi si riferiva? Io ricordo quando ho fatto il priore di avere in più occasioni usato una frase che ad alcuni è piaciuta, ad altri meno, come sempre succede: i popoli facciano i popoli, i dirigenti facciano i dirigenti. E qui dobbiamo aggiungere: il comune fa la sua parte, è l'ente, l'istituzione che organizza il Palio. Le contrade ne sono indubbiamente le protagoniste, perché senza di loro il Palio non si farebbe. Ci sono i fantini, ci sono i capitani, ci sono gli onorandi priori, c'è un mossiere, c'è appunto tutta una macchina organizzativa che rende possibile, materialmente possibile il Palio. Ciascuno ha un ruolo definito in alcuni casi molto esplicitamente dal regolamento del Palio e da quelle che sono le regole anche dell'amministrazione comunale. Per molti altri versi sono le famose regole non scritte, che però, perché autenticità, perché dovrebbero essere nel DNA dei senesi, quindi vanno ricordate, vanno sicuramente evidenziate nei vari momenti da chi ne ha in quel momento la competenza, ma io continuo a voler credere che siano appunto nella nostra natura. Certo, sempre durante la presentazione lei ha citato il Piccolo Principe, e allora cito anch'io dall'opera di Antoine Saint-Exupéry questa frase: è molto più difficile giudicare se stessi che giudicare gli altri. Cosa ne pensa? Questa è una verità assoluta. Chi sa giudicare se stesso, ammesso che qualcuno riesca a farlo veramente al 100%, è il vero saggio. Se non sbaglio prosegue così anche la citazione o comunque quelle pagine. Io sono molto severa con me stessa e auspico che lo siano anche gli altri. Certo. Entriamo su un argomento che è quello del Palio che cambia, spesso se ne parla. Negli anni nel Palio abbiamo assistito a cambiamenti importanti, ricordo i materassi cosiddetti della Formula 1 a San Martino, oppure l'innalzamento dei palchi a Cassato. Tutto è stato fatto per la tutela della festa. Cosa può essere fatto ancora? Ci siamo portati molto avanti, fortunatamente per certi versi, nella tutela della festa e nella sicurezza, che ovviamente è diventato un tema centrale, perché Siena non è un mondo a parte, quindi ci sono delle norme, delle leggi, c'è una realtà della quale siamo parte inevitabilmente, e penso per esempio ai varchi, quindi che nel corso degli anni sono aumentati di numero, ora finalmente siamo arrivati a regime. Ogni anno ci poniamo il problema, anzi forse ogni giorno, se c'è dell'altro da fare, cosa altro si può fare per una maggiore tutela. Protocollo, anche quello che qui non si è evoluto nel tempo, quindi nulla è statico. È anche vero che, essendo un meccanismo molto oliato ma molto delicato quello del Palio, ogni novità rischia di essere, ogni potenziale rimedio rischia di essere peggiore del male, come peraltro succede nella vita. Quindi qualunque modifica ben venga, deve essere accettata se effettivamente se ne dimostra la necessità e l'opportunità, quindi senza esagerare nell'innovazione in sé per sé, ma tenendo presente che il mondo va avanti, le cose cambiano nel tempo, e il Palio è sopravvissuto anche grazie a questa sua capacità
di adeguarsi ai tempi che cambiano. A tal proposito, infatti, visto che il palio poi affonda le sue origini nella tradizione, a volte la tradizione, specialmente nel pensiero comune, è un po' in contraddizione con il cambiamento. Forse a volte i cambiamenti sono difficili da far digerire. Questo è indubbio, ma tradizione e innovazione non devono essere necessariamente due termini in contraddizione. Bisogna saper, se necessario, se opportuno, innovare rimanendo, come dire, nell'alveo di una tradizione, quindi senza snaturarsi. Però ecco, a volte si sentono, non voglio fare esempi, ma a volte si sentono sbandierare come tradizioni delle cose che magari esistono da qualche anno. Ecco, quindi anche il termine tradizione è da usarsi con cautela. Certo. Concluderei con qualcosa che riguarda un po' più lei sul personale. Lei ha il suo quarto palio. Come lo sta vivendo e cosa si aspetta? Mi aspetto che ciascuno faccia la sua parte e che le cose vadano nel migliore dei modi. Non dico che vinca il migliore, perché qui non siamo in una, in una competizione atletica o qualcosa del genere. Ci sarà chi sarà felice, chi lo sarà meno. L'importante è che tutto si svolga con la massima serenità. Chiaro che questo è il vero problema e non cambia di palio in palio dall'anno scorso ad oggi, per quanto mi riguarda. Io mi sento addosso una grossa responsabilità. Il sindaco non può permettersi emozioni, o perlomeno deve saperle gestire, controllare, non dico mascherare, controllare in ogni momento. Questa forse è la cosa più difficile, ma doverosa. Noi auguriamo ovviamente un buon lavoro. Grazie al sindaco di Siena Nicoletta Fabio per essere stata con noi. La linea torna a voi. E grazie a Matteo Borsi, ma grazie anche al sindaco Nicoletta Fabio. Sono già arrivati gli altri due ospiti, quindi fra poco cambieremo argomento, ma prima c'è Valentina Tomei che ci chiede la linea. Eccoci tornati in diretta qua da Vivi Fortezza, cara Simona. Noi siamo pronti per farvi fare questo tuffo nella musica brasiliana con questo duo che ci porta veramente a conoscere questo repertorio bellissimo che va dalla bossa nova al samba, e hanno questo modo di reinterpretare i pezzi nella loro maniera molto molto personale, e anche dei brani originali. E allora, se siete d'accordo, io direi di non parlare più e lasciare spazio alla musica brasiliana. Que a vida não amenizou, que a vida do domina, arrase a ruína, depois passar por cima, dor em busca de outra mão. Acha que está fazendo uma coisa normal. Passar por cima, dor, em busca de outra mão.
Vedete, a Piazza con Vista c'è anche tanta musica, ma non solo musica, perché chiaramente parleremo anche di tanta attualità e non solo anche di economia, insomma parleremo veramente di tanti tanti approfondimenti qua a Piazza con Vista. Sono già arrivati due nuovi ospiti, però ve li presento dopo la pubblicità, tra poco. Quindi passiamo dalla rubrica Dietro le Quinte alla rubrica Oltre il Palio e siamo in compagnia di due ospiti che vi presento subito. Cristiano Jacopozzi, presidente di Chianti Banca, buonasera. Buonasera. E anche Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, buonasera. Buonasera, buonasera. Partiamo subito parlando di numeri, ovvero di bilancio. Il bilancio di Chianti Banca si è chiuso con un utile netto di 36.720.000 euro. Cosa rappresentano questi numeri? Le chiedo di avvicinare anche io. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di tutto, beh, i numeri, il bilancio dello scorso anno è stato un bilancio di soddisfazione, è stata un'annata generalmente positiva per il sistema bancario, anche noi siamo molto contenti perché è un bilancio tra i migliori della storia, il secondo di sempre, oltre 36 milioni di utili. Cosa significa? Beh, il 2024 sta proseguendo sulla falsariga del 2023. L'andamento dell'economia in Italia è soddisfacente, lo scenario dei tassi finora ha aiutato le banche, significa che la banca si sta rafforzando patrimonialmente, può servire meglio il territorio, può servire meglio i soci e i clienti e quindi siamo soddisfatti anche della risposta dei territori. E poi parleremo anche chiaramente del territorio perché è un tema che vi lega come ospiti. Il bilancio del 2023 di Sei Toscana, anche questo si è chiuso con un utile, interrompendo un quadriennio invece di perdite. Quali sono gli obiettivi contenuti nel piano industriale e come commenta questi dati? Ma innanzitutto, buonasera a tutti, e come li commentiamo? Li commentiamo bene, hai detto bene, abbiamo passato 4 anni di grandi difficoltà come azienda. Abbiamo fatto un percorso di sacrifici, abbiamo fatto un percorso che ha visto l'ingresso nella compagine sociale di un grande partner industriale, che è Iren, che è una delle prime 4 multiutility italiane. Questo ovviamente ha portato un aumento di professionalità, di attenzione a tanti aspetti che legano l'azienda e che servono ad arrivare ad avere appunto un bilancio che è un piccolo utile, ma per un'azienda che tratta rifiuti ovviamente è già un ottimo risultato. E accanto a questo c'è stata una rivoluzione che riguarda appunto, come hai citato tu, il piano industriale, che è un piano industriale molto ambizioso, stiamo investendo più di 150 milioni nell'arco di 5 anni, ne abbiamo già messi a terra quasi la metà. Questo significa ovviamente anche in relazione al territorio avere una grande attenzione a quello che è il servizio che noi facciamo, che è un servizio molto complesso, molto complicato. Come dico io tutte le mattine, quando si parla di rifiuti quasi sempre si perde, c'è sempre un comune dei 104 che c'ha un problema che va risolto, eccetera, eccetera. È un percorso difficile, è un servizio difficile che viene fatto al cittadino, c'è bisogno di grandi investimenti. Anche la città di Siena sarà interessata dalla riorganizzazione per il prossimo anno e abbiamo visto che dove abbiamo riorganizzato il servizio con i nuovi contenitori eccetera eccetera abbiamo avuto dei risultati molto importanti anche dal punto di vista della raccolta differenziata e dei dati della raccolta differenziata che sono in forte crescita e questo ci fa ben sperare per il futuro. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e quindi proseguiremo nella messa a terra di questo piano industriale. E della riorganizzazione dei servizi e non solo anche dell'ingresso del gruppo Iren ne parleremo all'interno della nostra intervista. Come c'è adesso con Jacopozzi, vorrei tornare un po' indietro nel tempo perché in un'intervista che ha fatto proprio ai nostri microfoni a gennaio 2024 aveva detto che il 2024 avrebbe portato speranza tra calo inflazione, materie prime e riprese delle attività. 8 mesi dopo questa visione è confermata? Allora, dunque, la situazione del nostro paese è, diciamo, se confrontata a quella degli altri paesi della Comunità Europea, soprattutto la Germania e la Francia, direi che è soddisfacente. L'inflazione in Italia è scesa all'1,3%, siamo al di sotto dell'obiettivo
del target. Sì, un attimo, vi interrompo per scambiare il microfono, poi aggiustiamo il bello della diretta, non sentivamo molto bene, ecco, prego. Dicevo... Ora bene, direi, sì. Grazie. Dicevo che l'inflazione nel nostro paese è scesa, siamo all'1,2-1,3%, l'attività economica sta marciando ad un ritmo che è in linea con le aspettative, con un tasso di crescita del PIL dell'1%, forse anche qualcosina in più, quindi diciamo che per il nostro paese le cose stanno andando come era auspicabile. A livello globale purtroppo ci sono diverse problematiche che riguardano in primo luogo il quadro geopolitico e alcune questioni che già ci trasciniamo da tempo, penso alla debolezza dell'economia cinese che cresce meno delle attese e che è comunque la seconda economia mondiale. Gli Stati Uniti stanno cominciando a rallentare, non a caso si parla di un imminente taglio dei tassi di interesse già a settembre, la Banca Centrale Europea li ha già tagliati a giugno, probabilmente li taglierà ancora a settembre insieme alla Banca Centrale Americana. La scommessa è che l'economia mondiale, quindi con le ricadute anche nel nostro paese, possa avere quello che in gergo si chiama un soft landing, un atterraggio morbido, con il mantenimento dell'inflazione ormai su livelli equilibrati e riuscire ad evitare una recessione che nessuno vuole sostanzialmente. Ecco, in attesa che arrivi l'altro microfono, anzi chiedo alla regia se è possibile appunto fare questo cambio di microfoni, ecco, almeno così ci colleghiamo con Fabbrini, perché in realtà le chiedo cosa ci dicono oggi i dati sulla raccolta differenziata e soprattutto di fronte a una regione toscana che comunque si è posta a obiettivi ambiziosi. La regione toscana ha messo in campo un piano dei rifiuti veramente ambizioso, anche se è toscana, si è dato questo obiettivo, come tutte le aziende che si occupano di ambiente e di servizi ambientali. Lato sud gestiamo noi, che è composto dalle province di Siena, Arezzo e Grosseto più la Val di Cornia e Piombino, quindi diciamo un'estensione superficiale molto molto grande che dal punto di vista logistico ci crea delle difficoltà e delle complessità che non aiutano a raggiungere facilmente questi obiettivi, tanto è vero che lato sud storicamente è sempre stato molto indietro nelle raccolte differenziate rispetto agli altri lati, al lato centro e al lato costa. Ma grazie appunto agli investimenti che dicevo prima e alla riorganizzazione del piano industriale che stiamo mettendo in campo, vediamo che ci sono delle ottimi risultati, siamo passati dal 56 dell'ultimo anno a oggi siamo al 62 e vediamo che in tutte le organizzazioni questi dati stanno aumentando in maniera molto importante, quindi siamo molto fiduciosi che una volta completato in tutto il territorio la riorganizzazione del piano arriveremo, non dico rapidamente, ma insomma siamo molto fiduciosi di arrivare sopra il 70% della raccolta differenziata, che poi è quello che ci chiede l'Europa, perché fondamentalmente queste sono leggi oramai europee, noi dobbiamo riuscire ad adeguarci a questi standard e devo dire che grazie anche al lavoro di tutti i nostri dipendenti, e sono più di 1000, stiamo avendo dei risultati che ci danno soddisfazione, pur nella difficoltà, ripeto, di un territorio che ha una bassissima densità, lo conosciamo bene il nostro territorio, abbiamo tanti piccoli centri, tanti piccoli paesi, è una densità popolativa bassissima, non arriviamo al 70%, al 70 abitanti per chilometro quadrato, la media regionale è sopra 100, quindi capite bene che fare un servizio in un'estensione che è più della metà della Toscana e andare a cercare di prendere i rifiuti in tutti i piccoli centri, in tutte le piccole agglomerati, è veramente complicato e complesso anche dal punto di vista dei costi e quindi non è un lavoro facile, però devo dire che stiamo andando nella direzione giusta, ecco, gli obiettivi li stiamo raggiungendo. Senta, Siena pochi mesi fa, anzi è stata una delle prime azioni dell'assessore Maggi, ha detto stop alla tessera per il conferimento, da allora com'è andata? Ma dunque io ho sempre detto in questo caso noi mettiamo a disposizione delle amministrazioni comunali un sistema, è un sistema che prevede la CARD, che è un sistema di controllo dei conferimenti dei rifiuti. Attualmente coinvolge tutti gli altri comuni della provincia di Siena comunque. Sì, sì, non in tutti, dove facciamo l'organizzazione noi mettiamo a disposizione questa possibilità. A cosa serve? Perché poi dopo la fine uno bisogna capire a cosa serve avere una CARD che controlla la modalità di come viene fatta la raccolta differenziata. Serve fondamentalmente ad arrivare a un obiettivo finale che è quello della tariffazione puntuale e meglio ancora della tariffazione puntuale corrispettiva. Cosa significa? Significa fondamentalmente un sistema premiante
ad oggi nel panorama nazionale chi è arrivato a quel livello è l'unico sistema che riesce a mitigare e a premiare le persone, le famiglie che più si adoperano per fare una buona raccolta differenziata. Però è una scelta, non è un obbligo. Il Comune di Siena ha scelto di non utilizzare questo sistema al momento, anche perché Siena sta scontando la difficoltà di un vecchio investimento che è stato fatto dal precedente consiglio di amministrazione, cioè di mettere assonetti che attualmente sono sul territorio, che sono direi disfunzionali. Ecco, noi infatti li cambiamo tutti, non ci piacciono, ce li abbiamo trovati e in accordo con il Comune di Siena abbiamo deciso, loro ci hanno chiesto di togliere la tessera, nell'attesa appunto nel 2025 di cambiare tutto il sistema di organizzazione della città di Siena. E con l'impegno, una volta che abbiamo cambiato tutti i cassonetti, di vedere se non sia opportuno tornare all'utilizzo della tessera. Cambiamo argomento, ma in realtà affrontiamo adesso il tema del territorio che vi collega, perché comunque continua il vostro impegno nel fare sinergia con il territorio, però come si può essere banca cooperativa, chiedo a Jacopo Pozzi, a sostegno del territorio e allo stesso tempo continuare a crescere? Beh, è proprio il territorio per noi il volano della crescita. Le banche di credito cooperativo hanno una particolarità, hanno l'obbligo per legge di svolgere almeno il 50% della loro attività di impiego con i soci. Noi abbiamo 32.000 soci, su questo territorio abbiamo quasi il 30% dei soci, abbiamo 3 delle prime 6 filiali, la sede legale. L'area di Siena ha un prodotto bancario lordo in Chianti Banca di circa 1,7 miliardi di euro, quindi per noi è vitale. Tra l'altro una delle prime 10 filiali a livello nazionale del credito cooperativo è la nostra filiale dove c'è la sede legale qui a Fontebeci, che il comune è Monteriggioni, ma in realtà è Siena, fondamentalmente Siena Nord. Quindi per noi il territorio è tutto, offriamo ai soci, ai clienti, al territorio vari servizi, penso ad esempio alla mutua, la più grande mutua del credito cooperativo a livello italiano, che sfiora già i 20.000 soci, i 20.000 associati sarebbe più corretto dire, che offriamo solo ai nostri soci. Abbiamo delle condizioni particolari per i soci della banca, stiamo attenti a tutti i nostri clienti. In questo mi sento di ringraziare in particolare i nostri dipendenti che danno l'anima per la banca e vivono l'azienda con lo spirito di servizio che caratterizza le BCC, e quindi il territorio è la nostra prima risorsa e sul territorio noi giriamo quelle che sono le nostre disponibilità in termini di sponsorizzazioni, la mutua appunto e le erogazioni liberali con l'utile, una parte dell'utile a disposizione del Consiglio. E anche se Toscana prosegue nel fare sinergia con il territorio, allo stesso tempo è entrato il socio forte che è mancato in questi anni, ovvero come ricordava lei, il gruppo IREN. Sì, il gruppo IREN è stata la svolta della società, nel senso che mancava da molto tempo oramai un vero socio industriale che non si preoccupasse solamente, che è una cosa fondamentale, di portare le risorse finanziarie, perché come ho detto prima si sta parlando di un piano industriale di più di 150 milioni, quindi sono risorse importanti, e poi anche ha portato una capacità gestionale, ha portato un know-how attraverso le figure che sono l'amministratore delegato, il direttore generale, il vice direttore generale, che danno una capacità e una conoscenza di un servizio che è stato messo in forma assolutamente industriale e di cui appunto essere arrivati all'utile di bilancio è una delle dimostrazioni. Ma non solo questo, perché ovviamente IREN è una grande società che ci ha permesso di fare questo salto di qualità proprio anche nella mentalità, perché è stato un percorso lungo, è stato un percorso difficile e noi abbiamo chiesto da subito ai dipendenti di essere parte di questo percorso, che sono stati anche sacrifici che loro hanno accettato di fare, ma tutti hanno sposato questo cambiamento importante e devo dire che poi alla fine i risultati ci hanno dato ragione e siamo felici di poter dire che quantomeno la parte buia è stata passata. Poi il problema dell'ambiente, delle raccolte, dei rifiuti eccetera è un problema molto complesso, ripeto, molto anche difficile entrare nei meccanismi e riuscire anche a dare un servizio di cui tutti siano contenti e soddisfatti. Certo. Perché come dico sempre il rapporto è a tre, cioè c'è sicuramente l'amministrazione comunale che ci dà gli indirizzi, perché poi è l'amministrazione comunale che decide come e dove fare il servizio, c'è il gestore che deve fare il proprio lavoro, ma poi c'è anche la terza parte che è quella dei cittadini,
che se non stanno alle regole che noi ci siamo dati insieme al comune, chiaramente fanno saltare il banco, come si dice. Quindi rispetto agli altri servizi pubblici, alla luce, all'acqua, e basta pigiare un bottone o un interruttore e il servizio arriva, qui c'è bisogno di una collaborazione tra il gestore, il comune e appunto i cittadini, che devono fare la propria parte, che secondo me nel 90% dei casi lo fanno, ma a volte basta per il 10% di persone che fanno l'abbandono, che conferiscono fuori orario, certo, eccetera eccetera, e alla fine fanno saltare tutto, e che cambia un po' tutto assolutamente. Grazie ai nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie a Cristiano Jacopozzi, ricordo presidente Chianti Banca, grazie mille. Grazie a voi. E grazie anche a Alessandro Fabbrini, presidente di Sia Toscana. Grazie a voi. Adesso un po' di pubblicità e poi torniamo. Ancora a Piazza Convista, i prossimi ospiti sono due orafi che abbiamo visto e conosciuto durante la presentazione del drappellone della scorsa carriera, e ve le presento subito. Cosetta Francini, buonasera. Buonasera. E Renzo Bianciardi, buonasera. Buonasera. Ecco, avete portato l'asta spezzata di una bandiera come simbolo, leggo, emozionante e toccante, visto che comunque è stato emozionante e toccante anche il premio, ricordiamo il premio speciale per la migliore coppia di Alfieri in memoria di Leonardo Fronzaroli, ecco, prematuramente scomparso il 16 maggio 2023. L'opera è molto piaciuta ai senesi, quindi intanto che momento è stato? Allora, intanto premetto che noi ringraziamo infinitamente la Contrada della Lupa e ci ha dato questa possibilità di poter fare questo premio, anche perché quando si possono fare queste cose per la città, per i senesi, è un, certo, orgoglio immenso, per cui al di là del valore importante che questa opera aveva per la città, per la famiglia, per tutto ciò che rappresentava, chiaramente poter fare qualcosa è stato per noi un onore immenso, davvero un onore importante, e chiaramente è stato anche un lavoro, oltre ad essere un lavoro bello, è stato però un lavoro anche molto sofferto, anche perché la richiesta appunto era di collocare al centro di quest'opera quest'asta spezzata. Chiaramente era un oggetto che avrebbe sicuramente preso il cuore, ma anche per noi che abbiamo eseguito quest'opera all'inizio abbiamo dovuto veramente capire come potevamo presentare questo oggetto, questo premio, perché colpisse così come doveva essere, e così è stato, nel profondo poi del cuore, ma che non fosse una cosa solo triste, ma che rappresentasse tutti noi, perché in realtà diciamo la nostra presentazione voleva essere tutto ciò che lui amava, in realtà lui amava in maniera proprio immensa questa città e tutte le sue tradizioni, ed ecco che noi, sapendo questo, abbiamo cercato di rappresentarlo appunto come abbiamo eseguito l'opera. Speriamo di esserci riusciti. Assolutamente, assolutamente ci siete riusciti, e come. Ricordiamo invece che per il Palio di Agosto il premio speciale alla migliore coppia di Alfieri è stato proposto e offerto dalla Contrada Capitana dell'Onda in memoria di Massimo Salvadori. E come diceva appunto Cosetta Fraggini, l'arte deve essere anche questo, no? Deve essere un patrimonio a disposizione della comunità. Sì, perché a parte noi si sono visti nascere tutte e due, tanto lui che la moglie e i suoi figli, per cui quando portarono questa asta spezzata a noi ci spezzò, certo, il cuore, e loro ci dettero un'idea, e questa idea è come Elisabetta, si deve trasformare, deve venire una lampadina che si accende, e il difficile era trasmettere quello che sentivamo noi per questa famiglia disperata, chiaramente poterla trasmettere anche nell'opera che noi facevamo, il che non era facile, bisognava che quest'opera trasmettesse l'animo nostro, l'animo della famiglia, dasse un'idea di quello che è fare un'opera, metterci tutta la passione, tutta l'arte, tutto quello che uno può, il sentimento, e poterlo trasmettere, il difficile era quello.
lo si è fatta talmente col cuore che penso che l'abbia trasmesso questa sofferenza ad una famiglia che poi si evolve nella vita, perché da quando il destino è segnato di tutti della morte, ma dopo la morte forse la vita, almeno io la penso così. E per cui noi si è cercato di trasmettere questo, non in fase funerea, ma in fase di si perde una grande persona, però nei figli, nei nostri cuori, questa persona vive, è con noi. E spero che ci sia riusciti a trasmetterlo e che abbia, come noi siamo emozionati, emozionato anche chi l'ha vista. E vedo emozione anche adesso proprio da Cosetta Francini. E quindi per chiudere questa intervista che sicuramente tocca tutti noi senesi, in quest'opera appunto siete riusciti a metterci anche tanto sentimento. Sì, e in più ora diciamo, non so se nella la domanda sarebbe stata o ci sarebbe stata, noi proprio per questo motivo non, cioè per noi è stato talmente una cosa grandiosa e di grande onore che noi volevamo fin dall'inizio, diciamo, non volevamo compensi e volevamo che tutto questo andasse appunto all'ILT, dove lui aveva, dove era stato aperto per lui in suo onore questo percorso appunto alla sua memoria, un percorso pediatrico. Cioè, mi fermo veramente... tra l'altro perché doveva venire ospite proprio insieme a voi Gaia Tancredi della LILT Siena, presidente LILT Siena, non ha potuto venire perché purtroppo non è riuscita a raggiungerci, però insomma chiaramente bene, sarebbe stata attendo. Con noi per, esatto, per anche dire appunto e ribadire no, quello infatti, che sta proprio dicendo adesso. Appunto noi diciamo abbiamo un pensiero, cioè che comunque donare o fare del bene, comunque la prima persona che lo riceve siamo noi stessi. E questo vorrebbe essere stato, diciamo, nel contempo un esempio anche per quelli che verranno dopo di noi. Perché è già un orgoglio grandissimo poter fare una cosa così per questa città. Avere tanto riscontro, tante... cioè anche nelle persone tutti i giorni, cioè avere questa solidarietà è già un grosso riconoscimento, per cui cioè, per noi era normale che tutto questo si concludesse in questo modo, dove incominciava così doveva finire. Grazie a Cosetta Francini, grazie anche a Renzo Bianciardi per essere stato in nostra compagnia, grazie davvero. E adesso invece a chiederci la linea è Valentina Tomei, quindi torniamo da lei. Simona, siamo tornati in diretta da Vivi Fortezza e siamo riusciti in una pausa anche a presentarvi i nostri due musicisti di questa sera, Francesco alla chitarra, Agat alla voce, questo duo che ci ha portato e continuerà a portarci alla scoperta della musica brasiliana, si chiama Abirciola, l'ho detto bene? L'ho detto benissimo, che come dicevo hanno fatto varie parodie. Noi siamo Abirciola, che è un neologismo di una sociologa boliviana, però ci hanno parodiato, non so se si usa il verbo parodiare, sì, però insomma usiamolo così almeno risumiamo in una sola parola. La bracciola, la briciola, la briscola. La briscola è bellissimo, la briscola è il più bello di tutti. Allora, voi vi siete incontrati, va bene, perché tu sei di Lecco, se non sbaglio. Udine, scusami, sì. Di Udine, parigina. Quindi parigina doc, con una passione sfrenata per la musica brasiliana, musicista jazz e zingaro potremmo definirti. Per anni ho suonato con un gruppo che si chiama Guappe Cartù, anche a Siena, Cacio e Pero, insomma abbiamo fatto vari concerti, era musica un po' difficile da definire, ma diciamo tra lo zigano, rock, anche un po' classica e anche varie influenze di altre musiche di world music, diciamo, fatte un po' a modo nostro. Quindi sì, è 20 anni che suono e adesso sono approdato alla musica brasiliana con Perché tu sei andato in Francia, sei andato a Parigi, so che hai fatto anche delle cose belle, musiche per colonne sonore. Sì, certo, abbiamo fatto con i Guappe Cartò, abbiamo fatto la colonna sonora dell'Arte della Felicità, la Gatta Cenerentola, poi vado di là ma anche e si parte con Simone Facciani. Musiche untracted, degli interludi, diciamo, di teatro, abbiamo fatto uno spettacolo di circo. Di tutto di più. E poi l'incontro invece con questa parigina innamorata però della musica brasiliana. Sì, esatto, ci siamo incontrati a Parigi in una scuola di jazz, abbiamo creato questo duo
abbiamo cominciato a suonare assieme, poi è diventato anche di più, ma ci siamo incontrati proprio con questa passione della musica brasiliana, prima la bossa nova e poi abbiamo aperto anche altri tipi di canzoni, della MPB, del samba. E fate anche pezzi originali, giusto? Sì, giusto, facciamo qualche composizione nel stile brasiliano. Una con la tua birciola. Però. Esattamente. Esatto. Allora ragazzi, io sono veramente molto curiosa di sentirvi nuovamente suonare per i nostri amici di Siena TV e quindi tra poco torneremo ad ascoltare questo duo strepitoso che stasera ci fa sognare con le melodie così eleganti ma anche energetiche della musica brasiliana. Per il momento cedo di nuovo la linea allo studio. Simona, ci troviamo tra poco ancora qua a Vivi Fortezza e a Birciola. E grazie, grazie alla nostra Valentina. Adesso apriamo un capitolo, il capitolo dello sport, che saremo in compagnia di tantissimi ospiti che ci parlano proprio di sport, quindi un po' di pubblicità e poi torniamo. Ancora a Piazza Convista, come vi stavo dicendo prima della pubblicità, adesso apriamo un capitolo. Parliamo di sport, lo facciamo intanto in compagnia del presidente Wisp Siena Simone Facciani, che saluto, buonasera. Buonasera a tutti. Entriamo nel vivo della nostra, diciamo, del nostro nuovo capitolo appunto sportivo, parlando chiaramente delle Olimpiadi, che ogni quattro anni compiono un incantesimo, ossia creano questa passione improvvisa anche verso sport magari meno conosciuti o comunque sport e discipline sportive che non sono, diciamo, così note a tutti, e conquistano veramente tifosi dell'ultima ora che si emozionano davvero tanto. È una passione, secondo lei, provvisoria, quindi da divano, da estiva, oppure poi alla lunga porta anche delle conseguenze dirette all'interno delle società sportive e quindi anche Wisp Siena, e la vedremo quindi nei prossimi mesi? Intanto le Olimpiadi sono sempre una grande festa, no? Un grande momento di felicità, diciamo, per tutti quelli che amano lo sport, come dicevi bene te, non soltanto quelli che seguono solamente lo sport, ma che si avvicinano ogni quattro anni per le Olimpiadi a seguire lo sport. Non solo, ma c'è anche per chi come me che vive di sport, che durante le Olimpiadi si appassiona a seguire delle discipline che magari mai, no? Certo. Quest'anno per esempio mi è presa la passione del tiro con l'arco e ho seguito tutte le gare, perché cioè, ma, come tante altre, non lo faccio dire. Quindi le Olimpiadi sono un momento bellissimo, un momento in cui viene rilanciato lo sport, tutto lo sport, dicevi bene te, anche quelli meno conosciuti, quelli magari durante quattro anni sono meno seguiti dai media, dalla televisione, dai giornali, ma che comunque costringano gli atleti ad allenarsi ogni giorno per arrivare comunque poi a sudarsi, a cercare di conquistare quella medaglia che poi gli cambia la vita, no? Perché un atleta gli cambia la vita. Quindi ecco, si esce da queste Olimpiadi per me bellissime, perché per me sono state bellissime, perché guardo lo sport e anche tutte le polemiche, i discorsi intorno vengono fatti. Quello ci siamo abituati. Sì, ci siamo abituati, ma poi ormai non. Nel crescere, potrei dire anche invecchiare, no? Questi sono tutti i momenti che ormai non si seguono più, si guarda solo, diciamo, gli eventi, lo sport, e poi un'Olimpiade conclusa con quella bellissima vittoria del volley dopo femminile. Dopo ne parleremo, non vi svelo con quale ospite, no, ma dopo ne parleremo. Sì, ho visto... non svegliamo. Chiuso anche da me, credo che meglio di sì l'Italia non poteva chiudere. Assolutamente, quindi chiaramente questo sicuramente avrà un impatto anche nella vita di tutti coloro che amano lo sport. Non posso non chiedere, teniamoci subito il dente, qual è la situazione della piscina in Piazza Mendola? Ah, pensavo tu mi dessi dell'acqua calda, sta andando benissimo, invece no, mi dici... dopo ne parliamo dell'acqua calda, prima togliamoci il dente. Scherzo, immagino, no, la piscina Mendola sai benissimo... È chiusa da quattro anni. È chiusa da due anni, insomma, due anni e mezzo. Noi lo scorso anno, a luglio, abbiamo presentato una reazione fatta al nostro ingegnere, che diceva c'era delle problematiche strutturali. Il comune poi ha incaricato un proprio tecnico ingegnere per fare i rilievi, e ancora i rilievi stanno andando avanti, però ecco, le nostre... ancora non c'è niente di certo, però io credo che la relazione del nostro ingegnere, che inizialmente sembrava una relazione
presa anche poco sul serio, invece ho paura che la relazione estrangeria fosse stata la relazione giusta, insomma che francamente alcuni problemi statici c'erano. E quindi stiamo aspettando, diciamo, questa relazione per capire poi se possiamo tornare subito ad aprirla, ovviamente con una dichiarazione di idoneità da parte degli ingegneri incaricati, oppure capire che interventi c'è da fare per poterla in qualche modo riaprire. Noi stiamo lavorando ovviamente per la programmazione tutta sull'acqua calda, perché non credo che ci siano le condizioni per aprirla, insomma, ora ad ottobre. In tempi brevi, chiaramente la piscina d'acqua calda, immagino con queste giornate con quasi 40 gradi sta andando benissimo. Sì, sta andando bene, ma la piscina d'acqua calda è proprio per quel momento sportivo, no? Intenso, sta andando è sempre a pieno regime, perché comunque oltre a tutta l'attività nuoto libero, l'attività fitness, le bike, ma c'è il movimento sportivo del nuoto agonistico, del pallanuoto, del sincronizzato, che francamente negli ultimi anni dopo il Covid sono ripartiti alla grande e stanno, francamente, abbiamo numeri altissimi. Ecco, in un momento in cui appunto i risultati sportivi a Siena ci sono e sono importanti a tutte le categorie, chiaramente tutte anche le discipline, non soltanto gli sport più noti, come dicevamo prima, cosa si sente di dire sull'impiantistica? Ma io sento dire, senza fare nessuna polemica, no? Siamo nei giorni di palio, quindi siamo tutti in piena allegria e clima paliesco. Nel senso, è un ragionamento che purtroppo non solo Siena, no, ma tutte le città stanno inseguendo sempre i problemi, cioè stanno sempre inseguendo le problematiche dell'impiantistica, il fatto che stanno invecchiando, vanno ristrutturati, vanno sistemati e purtroppo non c'è mai una programmazione prima, ma c'è sempre l'emergenza dopo. E questo purtroppo non fa bene sicuramente allo sport. Avete visto anche tutte le informazioni, c'è stato lo stadio, il palazzetto, questo ragionamento del project financing che noi abbiamo fatto con le piscine, no? Perché quando abbiamo fatto questo project financing probabilmente non tutti erano d'accordo, ma noi abbiamo fatto questa proposta perché prevedevamo che sarebbe potuto succedere negli impianti natatori. Allora, penso che probabilmente se non ci fosse stato questo intervento di oltre 2,5 milioni da parte della WISP con una gara, con un project finale, probabilmente le piscine in questo momento sarebbe stata nella stessa situazione del palazzetto, dello stadio, ma perché non per colpa, perché funzionava così purtroppo, perché si interviene sugli impianti solo quando c'è un'emergenza, cioè non c'è mai un lavoro, no, una manutenzione ordinaria, si va sempre in straordinario. E proprio rispetto alla programmazione, un'attività di Pacciani, anche il WISP Siena, è quella di programmare anche delle iniziative e dei bellissimi eventi. Ecco, quindi intanto su cosa state lavorando? Intanto stiamo lavorando su tutti gli eventi come l'Ultramarathon, come Vivi Città, come Vicin Città, come Carnevale su Pattini. Diciamo, stiamo mettendo insieme tutte le iniziative che poi da ottobre in poi ci accompagneranno con tutti gli eventi importanti. E parlavi di Olimpiadi, quest'anno è anche l'anno, ovviamente, anche anno di momento di elezioni, di rinnovo, quindi anche il Comitato di Siena a fine anno andrà, diciamo, al suo rinnovo e il sottoscritto ha finito, diciamo, la propria stagione, perché nel WISP non c'è 3 mandati o 4 come federazioni, ma nelle WISP ce ne sono 2, quindi io finisco il mio secondo mandato. E tra l'altro un secondo mandato anche con il Covid nel mezzo, quindi no, insomma, nemmeno troppo, no, facile. Un mandato, insomma partito con la ristrutturazione, l'investimento importante della piscina da Badia San Salvatore completamente ristrutturata, il project a Siena, il Covid, il caro bollette, insomma c'è stato, però diciamo in questo momento siamo facendo dei scongiuri, stiamo godendo di ottima salute e spero di poter continuare così. Rimane solo un problema importante, è la mendola, ma non è un problema purtroppo che possiamo risolvere noi, perché è un problema che va oltre le nostre
capacità e oltre le nostre possibilità. A quelle che sono le vostre possibilità. Grazie, grazie a Simone Pacciani per essere stato in nostra compagnia. Grazie, grazie mille. Grazie a voi dell'invito. Io ci tengo ora molto a dirvi che le prossime due interviste sono due interviste molto importanti per rimanere in tema di sport, perché sono due uomini di sport. Uno che arriva direttamente da Parigi con al collo anche una medaglia d'oro, l'altro invece che ha vinto ormai di tutto e lo conosciamo molto bene perché è stato ospite con noi anche la scorso agosto, se non mi sbaglio. Quindi ci colleghiamo con Valentina che sta fremendo e quindi ci colleghiamo subito con lei e poi dopo passiamo a queste due interviste. E come promesso, Simona, siamo pronti per farvi ascoltare questo duo meraviglioso, Francesco alla chitarra, Agat alla voce, con il loro repertorio dedicato esclusivamente alla musica brasiliana. Abbiamo anche il direttore artistico, come vedete, di Vivi Fortezza, Niccolò Giallombardo, che questa sera si trova anche al mixer per aiutare ovviamente i nostri musicisti. E direi che ci siamo, quindi vogliamo portarvi nella magia della musica brasiliana con il duo Abirciola. Bene, allora per l'occasione faremo un pezzo nostro che si chiama Vai Serena. Che meraviglia.
meraviglia, che meraviglia, sono favolosi. E noi tra poco torneremo a farvi sognare qui da Vivi Fortezza. Ciao Simo, ti cedo nuovamente la linea. E grazie, grazie alla nostra Valentina, e dopo ci ricollegheremo con lei, pubblicità e poi torniamo. E quindi, come abbiamo annunciato prima della pubblicità, siamo in compagnia di due importantissimi ospiti che saluto subito. Stefano Bellotti, segretario generale FIPAV, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. È arrivato direttamente in Piazza del Mercato da Parigi, quindi dove appunto, come tutti immagino voi avete visto, insomma, al collo una medaglia d'oro per il trionfo della nazionale femminile di pallavolo, e ne parleremo nel corso di intervista. E poi al suo fianco Duccio Marsili, che ha vinto praticamente tutto grazie al pattinaggio corsa. Fra pochissimo ci sarà anche un mondiale, fra un mese, giusto? Un mese, esatto. E quindi partiamo subito da te. Ecco, lo scorso anno, se non mi sbaglio, abbiamo parlato, anzi avevi portato anche tutti i tuoi trofei e medaglie. Questa volta non ce l'hai portate, però le leccheremo. Sono vestito borghese stasera. Vestito borghese, esatto. Ecco, però insomma, hai iniziato a pattinare da piccolo, hai vinto già un mondiale, sei un hai vinto anche l'europeo, giusto, se non mi sì, sbaglio? Sì, quelli che sono stati fatti ora in Belgio, due ori e due argenti. Insomma, andava abbastanza bene perché ero venuto da un periodo di stop forzato, quindi non mi aspettavo nemmeno questi risultati. Quindi... E ora c'è il mondiale. E ora c'è il pezzo grosso, si spera di ripetersi come l'anno scorso. Infatti ci si era lasciati proprio, esatto, prima del mondiale, è stato di buon auguro, spero. Speriamo, che anche quest'anno. Io non mi sbilancio mai, quindi... Come ti stai preparando? È parecchio intenso, quest'anno ho spinto forte, abbiamo di nuovo i mondiali in Italia, anche l'anno scorso ero in Italia, ma siccome sono due tipologie, diciamo, di competizioni differenti, l'anno scorso era solo il mondiale organizzato dal pattinaggio corsa, quest'anno sono tutti gli sport rotellistici in Italia, è un altro evento, quindi è stato un po' un caso che risia sempre da noi, però ovviamente gareggiando in casa spinge forte, ecco, per dare il massimo ancora di più. Assolutamente. E invece colleghiamoci con un altro sport, ovvero la pallavolo. Come dicevamo, appunto, siamo in compagnia di Stefano Bellotti. Che emozione è stata veder trionfare queste ragazze e portarsi per la prima volta a conquistare appunto la medaglia d'oro? È stata un'esperienza indimenticabile, con un'emozione incredibile, perché per noi della pallavolo l'oro olimpico era qualcosa che inseguivamo, certo, che da molti anni, e queste ragazze vengono da un percorso a dir poco straordinario, con qualche alto e basso legato alle vicende che tutti conosciamo. Lo scorso anno non ci siamo qualificati all'Olimpiade attraverso il girone di qualificazione per una gara, diciamo, per l'ultima partita, e poi tutto sembrava andare diciamo nella peggiore delle condizioni, e invece la lungimiranza della federazione è stata quella di essere freddi e decidere un cambio pensando alla similitudine di un'automobile. Avevamo in mano una Ferrari, la consapevolezza di avere delle atlete molto forti, e dovevamo mettere alla loro guida un allenatore che avesse la patente per guidare una Ferrari ad altissima velocità, e Giulio Velasco ha dimostrato non ce n'era bisogno, noi lo conoscevamo molto bene perché già, certo, nel passato di grandi successi ce ne ha regalati, è stato un condottiero eccezionale di queste ragazze straordinarie che sono arrivate a portare questa emozione incredibile. Siamo stati seguiti da tantissimi, non solo sul posto, perché a Parigi l'impianto, devo dire, è stato pieno per tutte le gare di pallavolo, non ho visto una gara, anche quelle di minor importanza, dove c'erano squadre meno forti, sempre colmo di persone, ma poi il grande successo è stato quello televisivo, dove insomma abbiamo raggiunto 7 milioni di persone a un certo punto della diretta. Chiunque, esatto, anche io, chiunque era collegato appunto a vedere queste importanti partite che hanno visto appunto una squadra, e più volte lo ha ricordato proprio Velasco. E ora invece mi collego con la stessa domanda a entrambi, perché il motto di Velasco, che ha ribadito più volte, è stato quello proprio del qui e ora, no? È stato secondo lei questo il mantra che ha guidato
le ragazze verso il trionfo? Direi proprio di sì, che è quello che è riuscito a fare Giulio attraverso il lavoro da maggio, perché lui ha iniziato a maggio e quindi ha preso questo gruppo in mano e ha dato un obiettivo chiaro, che era quello di raggiungere questo risultato e farlo con la gestione quotidiana, quindi allenamento, le gare amichevoli che sono state fatte, le attività che sono state programmate, e devo dire il supporto anche di chi attorno ha messo tutte le condizioni necessarie per far sì che queste ragazze potessero prepararsi nel miglior modo possibile. E questa penso sia stata la chiave di volta di un grande successo, quindi di una medaglia che è degli atleti, perché naturalmente sono gli atleti che raggiungono il risultato, ma dietro c'è un lavoro straordinario. Senza quel lavoro assolutamente non si vedrebbero risultati. Lucio Marzilli si rivede nel motto del qui e ora? Diciamo che è il giusto mindset, è quello un po', se vogliamo, anche racchiude quello che penso io solitamente. Alla fine quello che uno fa, lui diceva, parlava di quotidianità, è giusto, perché comunque quello che fai te durante ogni giorno, cioè arrivi alla gara, non è che cioè cambi da così a così, certo. Cioè ti ci vuole un lavoro di tutti i giorni, e arrivi alla gara e devi avere quella consapevolezza di aver comunque dato una certa cosa durante tutto l'anno, però devi esserne consapevole, e probabilmente ha dato anche quella sorta di tranquillità che poi personalmente è quella che ricerco sempre, cioè quando sono alle gare, cioè te la devi vivere con serenità, sapendo quello che hai fatto e quello che puoi dare, e a quel punto si vedono i risultati, perché tante volte io lo rivedo, ovviamente mi confronto anche con altri atleti della stessa nazione, di altre nazioni, quello che frega è anche un pochino la tensione, o comunque non essere appunto consapevoli, come ti ho detto, di quello che puoi dare. Ovviamente io non ho mai partecipato a un'Olimpiade, ma essere lì, cioè io parlo bene da fuori fino a un certo punto, perché comunque le gare le faccio, però parlo bene da fuori, ma essere lì è comunque tanto difficile, secondo me, anche proprio a livello di pressione sulle spalle. E infatti proprio rispetto a questo chiedo a Bellotti, perché comunque Velasco più volte ha ribadito di aver detto alle ragazze di pensare all'Olimpiadi come una partita come le altre, cioè cercare appunto di togliere la pressione proprio con questo metodo qui. Ritieni che sia giusto? È stato penso la chiave di volta, questa, che è riuscito a, perché non è semplice, perché come si diceva, l'Olimpiade lascia negli atleti una tensione diversa, perché è tutto diverso all'Olimpiade. All'Olimpiade c'è il villaggio, sembra di stare in un Luna Park, incontri atleti di tutto il mondo e devi mantenere l'attenzione sulla gara. Le tensioni sono altissime, ma la capacità di isolarsi e vivere una partita alla volta, questa secondo me è stata la cosa importante. Cosa che non è riuscita perfettamente ai ragazzi, che sono comunque arrivati quarti. Certo, insomma, siamo sempre nelle prime quattro posizioni al mondo, ma lì è mancato proprio quel pizzico di maggior consapevolezza della... Se mi posso permettere, certo. È quello che poi fa la differenza tra chi arriva comunque davanti o comunque chi arriva dietro, perché poi oggettivamente quando si raggiunge un certo livello sono tutti bene o male... cioè sono tutti allo stesso livello, o c'è il fenomeno e dici vabbè questo stravince perché cioè, c'avevo una dote e ovviamente ci ha messo anche del suo, però poi se sei allo stesso livello la differenza è mentale, quindi cioè, tante volte io un aneddoto veloce, il mio babbo si lamenta di fare non si è vinto le medaglie, quindi là si doveva stravince, però cioè, non è facile. Anche lì ci può stare che uno magari un campione cioè ti cada magari in un gioco mentale, si fa troppi film o non regge lì per lì, e poi basta veramente un minimo errore per fare la differenza. C'è Valentina che ci chiama, però dopo il collegamento con Valentina ti chiedo proprio se il confronto più difficile è con l'avversario più forte o proprio anche con se stessi, perché chiaramente questo fa la differenza. Valentina però Tomei è chiaramente in fortezza con gli eventi del Vivi Fortezza che proseguono, ci colleghiamo con lei e poi torniamo con i nostri ospiti.
Eccoci tornati, qua andiamo con un brano brasiliano dagli anni 20 che ci farà sognare in questa magica notte a Piazza con Vista da Vivi Fortezza. Pensa que vacila ao abraçar o samba e faz dançar os galeões, arvorei de paz a lua nascer mais cedo. Lá eu pelei saber quem é passareu, não tem medo de bamba. São Paulo do café, Minas, a leite e a vela, Isabel da samba. A vela tem um feitiço sem parofa, sem pele e sem bim-bim, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço, tem gente que brinda a gente. O show da vela é triste, semana não existe, porque a gente é fora. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou a vila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou a vila. Grazie, grazie alla nostra Valentina Tomei e noi invece adesso lanciamo un po' di pubblicità. Siamo sempre in compagnia qua a Piazza con Vista di Stefano Bellotti, segretario generale FIBAP, che torno a salutare, ancora buonasera. Buonasera. E Duccio Marsili, campione di pattinaggio corsa, buonasera. Buonasera a tutti. Ci siamo lasciati prima di collegarci con Valentina e poi la pubblicità nel affrontare appunto un argomento che è quello del confronto, se è più difficile confrontarsi con se stessi o confrontarsi con un atleta più forte sportivamente, prego. Guarda, ribadisco quello che ho detto prima, il discorso è che quando siamo, come ho detto prima, appunto siamo a un certo livello. A livello atletico le differenze sono molto livellate, ripeto, a meno che non ci sia proprio il talento, che faccio un esempio, Mondo Duplantis nel salto in alto ha stravinto, dici quello, cioè corri per il secondo posto e va bene, però in tutti gli altri casi quando ci sono comunque non così differenze così grandi, secondo me principalmente è più una lotta contro se stesso, cioè una lotta interiore a cercare di essere, diciamo, più saldo a livello proprio mentale, quindi sapere quali sono le tue, anche i tuoi punti di forza e magari quali sono le tue debolezze e saperle sfruttare. Esempio molto lampante, diciamo, nella mia ultima gara che ho vinto, io ho vinto due ori, una nella staffetta a squadre e una nel giro su strada. Sapevo benissimo che c'era un ragazzo che partiva meglio di me e comunque sono riuscito a sfruttare il fatto di essere molto più tecnico e superarlo in una curva. Lui voleva controllarla, c'è stato un po', diciamo, di bagarre, si è sentito sotto pressione e io sono riuscito a sfruttare appunto la mia tecnica
prendere meglio le traiettorie e sono uscito appunto primo, poi ho vinto la gara appunto, quindi non è tanto solo a livello di forza fisica, di solo preparazione atletica, ma tante volte la differenza lo fa anche proprio, come dicevo prima, il mindset, cioè come te sei mentalmente rispetto a quell'altri. Invece adesso cambiamo argomento con Bellotti, perché al momento del suo insediamento ha promesso che avrebbe messo tutto l'impegno possibile per migliorare, diciamo, il movimento e far crescere ancora di più la federazione. Ecco, dopo quello che è accaduto pochi giorni fa, insomma, il risultato direi che è stato raggiunto. Beh, un quadriennio importante quello che chiudiamo a giorni, anzi diciamo che con l'Olimpiade si chiude il quadriennio olimpico e quindi si possono fare, diciamo, le prime valutazioni. Abbiamo vinto tantissimo a livello giovanile con ormai la presenza delle nostre squadre nazionali nelle prime 3-4 posizioni ormai sempre, mi viene da dire, non ricordo adesso manifestazioni dove non ci siamo stati. Abbiamo vinto un campionato del mondo maschile che è stato, diciamo, il coronamento dopo i due campionati europei vinti diciamo nella stessa stagione, dal maschile e dal femminile. L'anno scorso un campionato europeo che è stato un grande risultato a livello organizzativo, perché insomma 9 città italiane che hanno toccato il campionato europeo lo hanno proprio vissuto da vicino, e poi questa avventura olimpica che si è conclusa con una straordinaria impresa e il quarto posto dei ragazzi, che comunque non è da buttare via, è qualcosa su cui riflettere, lavorare e valorizzare per il futuro e per il prossimo quadriennio. L'impegno è stato tanto, ma anche le soddisfazioni e le emozioni, diciamo che le lacrime che abbiamo versato a Parigi sono state appunto il frutto di tanto lavoro che insomma ci dà grosse soddisfazioni. Si vocifera, si legge in queste ore, anche perché ricordiamo anche l'attenzione mediatica è stata fortissima, anche un bene, insomma, perché comunque è bene che ci sia anche un'attenzione forte mediatica sulla pallavolo, di alcune probabili dimissioni di Giulio Velasco dal suo ruolo. Si legge anche che la federazione sta facendo pressione per farlo restare. È vero o non è vero? Giulio Velasco ha un contratto fino al prossimo anno e il contratto, diciamo, lo coinvolge sul prossimo campionato del mondo. Io penso che Giulio è patrimonio del nostro movimento e quindi faremo di tutto per trovare le condizioni migliori per cui resti all'interno. Poi quale sarà il suo ruolo sarà anche lui a deciderlo. È chiaro che diciamo, lui ha raggiunto tutto quello che poteva raggiungere, ha vinto tutto quello che si può vincere nel mondo sportivo. Penso però che abbia ancora molto da dare, ha dato grande impulso alla pallavolo giovanile maschile negli ultimi anni, perché insomma se ne è occupato con grande determinazione. Penso che possa essere il traghettatore anche del mondo femminile. Ha iniziato un percorso. Perché è appena arrivato. È appena arrivato. Facciamo restare io, ancora io un non po'. Penso che vada via con grande facilità, perché poi il gusto è altissimo. Devo dire che porterò sempre l'abbraccio con Giulio alla fine dell'Olimpiade, dove ci guardavamo e diciamo, ma che cosa è successo? Ancora non abbiamo ben capito. Ora che passano le ore iniziamo a capire e penso che lui continuerà, secondo me, a rimanere nel nostro movimento. Ecco, come stavamo dicendo prima con Bellotti, l'abbraccio dell'Italia a quello che è il movimento pallavolistico si è sentito forte e si vede anche tuttora. E l'abbraccio di Siena verso Duccio Marsili lo senti? È quello molto forte, sono sempre qua, quindi, ma poi l'ho sempre detto, comunque Siena è una cosa che, lo ripeto, l'avevo già detto, i senesi hanno molto più di tante altre città, secondo me, quell'appartenenza un po' alla città, cioè te lo fanno anche notare a volte, ti prendono anche in giro, però è così. Quindi Siena ovviamente la porto sempre in giro per il mondo e sono orgoglioso di rappresentarla e sono orgoglioso di tutte le volte che vengo premiato da Siena, quindi spero di continuare così a esaltarla al di fuori delle mura, ecco.
Assolutamente, infatti hai portato anche, chiedo a Stefano Bellotti, ha portato anche il fazzoletto proprio in quel momento lì durante la premiazione, anzi prima della premiazione. È uscito fuori perché era sotto la tuta e nel momento della festa è uscito fuori e lo hanno visto tutti. Mi sono reso conto pochi minuti dopo che appunto mi è stato detto non stavo pensando a quello era. E devo dire che diciamo è proprio quello che tu dicevi, cioè qui l'appartenenza si sente, si vive. Quello che rappresenta il fazzoletto è uno stile di vita, è una filosofia di vita e io l'ho voluta portare con me perché diciamo, ne ho fatto appunto tesoro e quindi mi ha accompagnato in questa avventura. Il fazzoletto era quello della mia prima volta in piazza quando sono venuto parecchi anni fa. E ho voluto portare quello perché era la mia prima Olimpiade e è andata bene. È andata bene, assolutamente. Grazie ai nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Duccio Marsili, grazie a Stefano Bellotti. Grazie a voi. Ma in realtà abbiamo ancora Valentina Tomei collegata dal Fili Fortezza, quindi io saluto i nostri ospiti, le do anche la buonanotte visto che ormai è anche, abbiamo fatto una certa, si può dire, e ci colleghiamo con Valentina. Il duo a Birciola continua veramente a far sognare questa magica notte qui a Vivi Fortezza e devo dire che insomma, l'intento dell'associazione Propositivo Siena è quello di creare eventi, no? Per incontrare culture, soggetti, persone, musiche da tutto il mondo, è perfettamente riuscito e lo vediamo anche con la serata di questa sera dove abbiamo fatto questo viaggio nella canzone brasiliana bellissima con Francesco e Agat, che ringraziamo per averci concesso anche un'intervista. Noi per questa notte siamo in chiusura, Simona, l'appuntamento ovviamente qua da Vivi Fortezza è per domani sera. Lasciatemi ringraziare anche Giada Petreni Abbigliamento in Strada Massetana perché come sempre in queste serate di palio ci regala degli outfit veramente straordinari come quest'abito meraviglioso. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani a Piazza Convista e noi qua da Vivi Fortezza. Ciao ciao! E grazie a Valentina Tomei, ricordiamolo, oggi è anche il suo compleanno, quindi la lasciamo festeggiare adesso e noi invece vi diamo la buonanotte e vi ricordo anche che Piazza Convista tornerà domani a partire dalle 22. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ma chiaramente la programmazione di Siena TV prosegue, quindi restate collegati su Siena TV perché ancora ci sono tantissime trasmissioni. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova, Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana, The Lab, Work in Progress,
Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Banca Monte dei Paschi di Siena. Farmacia del Campo, da oltre 50 anni al servizio della vostra salute.